bentornati sul nostro canale YouTube. Oggi recensiamo sotto la nostra lente uno smartwatch. Non è un classico smartwatch che abbiamo visto finora, ma è lo smartwatch N8. Ringrazio subito il nostro store partner da AliExpress, direttamente dalla Cina, Modoson Technology. Veramente grazie per darci l'opportunità di provare tanti smartwatch, tanti prodotti di nicchia che tutti mi chiedete ma che pochi riescono a recensire. Lo smartwatch N8, ragazzi, monta Android 5.1 a bordo, mezzo giga di RAM, 8 GB di storage, ricarica wireless impermeabile, ma la cosa fondamentale, il suo uso principale, ragazzi, è l'inserimento di una nano SIM, un modulo di connessione 3G che prende abbastanza bene, GPS, WiFi, Bluetooth, quindi una connettività completa. Ma non vi rubo altro tempo, scopriamolo insieme. Fixer, sotto la nostra lente oggi abbiamo uno smartwatch molto interessante. Si chiama smartwatch Android N8. Perché Android? Perché a bordo abbiamo Android 5.1, quindi non Android Wear, ma bensì un vero e proprio telefono con processore MediaTek MT6580. Abbiamo 8 GB di storage interno non espandibili e mezzo GB di RAM. Ragazzi, è uno smartwatch non proprio smartwatch, ma un telefono completo che funziona, vi anticipo subito, stand alone. Aprendo qui le due vitine si può inserire una scheda nano e usarlo, perché è dotato, ragazzi, di connessione 3G, quindi navigherà automaticamente senza bisogno di avere supporti esterni. È comunque dotato, vi zoom un pochettino, è comunque dotato anche di modulo WiFi, abbiamo il GPS e tante features che scopriremo insieme nella recensione. Descrivendolo internamente, l'N8 si presenta con un menu stile telefono. Abbiamo delle icone scure molto belle, si vedono bene a contrasto su uno sfondo scuro. Le icone sono le classiche: telefono, contatti, messaggi, impostazioni, fotocamera, sì, perché è dotato di una fotocamera 2 megapixel che è in grado di scattare foto anche con una messa a fuoco abbastanza veloce e di registrare video. È possibile anche mettere in pausa i video, ma li vedremo dopo. Abbiamo la cartella galleria che ci permetterà di scorrere le foto e i video scattati con il nostro telefono o anche quelli importati via Bluetooth o scaricati dal Drive. Abbiamo un browser interno, un file manager che ci fa vedere immediatamente la memoria a disposizione e si può accedere a tutte le cartelle, insomma, come un vero telefono. Abbiamo le previsioni meteo, il registratore vocale che funziona bene, il microfono cattura un buon audio e rilascia anche un audio che dicono che è stereo, comunque si sente molto bene, lo proveremo successivamente. Abbiamo qui il nostro lettore musicale, abbiamo ovviamente l'orologio che ci dà l'opportunità di impostare tutte le nostre sveglie, abbiamo un calendario, si vede molto bene, fatto veramente bene, ci permette di prendere appuntamenti, abbiamo una calcolatrice Android molto buona, qui il download dove potremo andare a vedere tutto quello che noi abbiamo scaricato, Find My Device per trovare il nostro telefono quando è connesso in Bluetooth, qui Salute ci permette di guardare il contapassi, non abbiamo sensore di rilevamento cardiaco, qui abbiamo i vari promemoria che si possono impostare, come bere molta acqua, cioè ricordarci di bere l'acqua, un promemoria di stare troppo seduto, gli esercizi per gli occhi, prendere le medicine e quant'altro si voglia impostare. Abbiamo il remote per aprire la nostra fotocamera in remoto dallo smartphone,
Dopodiché si andranno ad installare le applicazioni che noi scaricheremo dal Play Store. Sì ragazzi, abbiamo il Play Store. Io ho scaricato queste. Scopriamo insieme le app del Play Store. È decisamente semplice. Basta accedere al Play Store. Ovviamente bisogna essere sotto rete Wi-Fi o con la connessione 3G. Effettuare l'accesso a Google come un normalissimo telefono e voilà. Il Play Store si aprirà senza alcun problema, quindi i servizi Google sono attivi e c'è la lingua italiana. E tutte le app del Play Store, ovviamente quelle che possono girare su un dispositivo con mezzo gigabyte di RAM, si potranno scaricare senza alcun problema. Io ho provato YouTube, ho provato Chrome, ho provato Spotify, ho provato Facebook, ovviamente la versione Lite, e non ho trovato nessun problema. Proviamo a guardare un video, magari uno dei miei. Aspettiamo che i suoi tempi di caricamento, ovviamente ragazzi, non saranno fulminei. Vediamo un pochettino. Tempi di attesa, eccoci qua. Carichiamo un bel video, così proviamo anche l'audio. Anche i social network possono essere usati senza problemi. Apriamo Facebook, vediamo che l'apertura è immediata e lo scorrimento Facebook Lite, ragazzi, è sufficientemente fluido per essere su uno smartwatch. 6580 non delude. La navigazione è piacevole, forse nel momento in cui si deve scrivere qualche cosina si troverà un pochettino difficoltà, dato che la tastiera, proviamo a commentare una fotografia, la tastiera è decisamente microscopica. Quindi premere i pulsanti sarà difficile. Guardate. Ciao. Ha scritto Boap, ma non perché scriveva nella tastiera, semplicemente perché è difficoltoso premere, ma una volta fatta l'abitudine non ci sarà alcun problema. Torniamo indietro velocemente con il tasto back. Proviamo ad aprire qualcos'altro anche per farvi vedere come scorrono le applicazioni su questo smartwatch. Apriamo la nostra applicazione di Facebook, che consiglio sempre l'acquisto su Facebook. Amazon, scusate. I tempi di caricamento, ragazzi, tenete conto che non sono quelli di uno smartphone attuale, però si apre tutto, siamo su un orologio, vedete, si apre tutto ed è abbastanza fluido, quindi neanche sull'apertura delle applicazioni in fin dei conti troveremo dei problemi. Guardate quanto va decisamente bene. Ora proverei a fare una navigazione web. Il browser suo non mi piace, quindi immediatamente ho scaricato Google Chrome. Si è installato anch'esso come le altre applicazioni senza alcun problema. Avviciniamoci un pochettino al display del nostro N8, facciamo una ricerca, cerchiamo una pagina, ecco qui, la Gazzetta dello Sport, che ce la dà già. Evito così di scrivere sulla mini tastiera. Cerchiamo qui la Gazzetta, vedete che premere gazzetta.it non è proprio semplicissimo, però
si può tranquillamente fruire dei nostri contenuti multimediali. Anche le immagini all'interno del browser, ragazzi, si aprono decisamente. Ora siamo arrivati al punto dove facciamo vedere la vera funzionalità di questo smartwatch, dopo averlo visto provando Facebook, provando YouTube, connettendolo, vedendo un pochettino come va il contapassi, le funzionalità del Play Store. Ma ora siamo a quello che effettivamente questo smartwatch può fare, ossia può fare, svitando questi due vitini, per fortuna magnetizzati, facciamo tutto in diretta poi senza tagli. Ci sono anche altre due vitine di riserva qui dentro, insieme a dei belli elastici. Gli elastici a cosa servono? Ma per mettere una cornicetta, scegliere il colore in base a quello che vi piace, che andrà ad aderire sulla cornice del nostro orologio. Andiamo a svitare anche la seconda vite, ci sarà uno sportellino da togliere, così la vite ha pochi giri. Ora, non è affatto semplice, perché è comunque ben incastrato, comunque con il cacciavite fate la leva, e c'è lo sportellino per la nano SIM, quindi l'ho tolta dallo smartphone. Lo smartwatch, ragazzi, è spento, quindi vi consiglio comunque di farlo da spento. Il cacciavite scivola da paura, ragazzi. Ok, un click. Eccoci qui, la rilevata, mi raccomando, il chip verso la parte di sopra, la parte con il chip, la rilevata, abbassiamo la tendina per vedere, vediamo che abbiamo il nostro, avviciniamoci, il nostro bel segnale 3G al di sopra. Quindi questa è la connessione dati, abbiamo anche il toggle rapido. E adesso è un vero e proprio dispositivo, ragazzi, stand alone. Connessione si attiva, mi arrivano tutte le notifiche, non ho connessione wifi adesso al momento, solamente la bluetooth, che la posso anche spegnere, quindi sono autonomo, connessione perfetta. Guardate quante notifiche mi stanno arrivando, sono decisamente tante. Tutte quelle che non ho letto fino adesso. Funziona anche il meteo senza problemi, si sta aggiornando, aspettiamolo. Guardate quante notizie, anche il mio amico Bob che mi scrive. Meteo si è aggiornato, decisamente perfetto. Ecco che il nostro WhatsApp, ragazzi, funziona decisamente bene. Proviamo a vedere di fare qualche operazione. Ecco tutti i miei contatti che si sincronizzano perfettamente, ragazzi, non ci sono problemi di alcuna sorta. I nostri social network, il nostro telefono, ecco l'SMS che mi è arrivato, andiamolo a leggere, così vediamo anche come legge gli SMS questo dispositivo. Eccoci qui, molto bello, è possibile rispondere. Quindi sulla parte multimediale anche con la SIM funziona, ragazzi, decisamente bene. Ora andiamo alla telefonata di prova, mi chiamo da solo, così proviamo a vedere anche la ricezione come squilla. Spegniamo il display. Ecco che squilla il nostro telefono, vedete, ufficio, si può rispondere così senza problemi, si sente decisamente bene, veramente veramente fatto bene. Proviamo noi a fare una telefonatina di prova al 4242 Wind. Benvenuta nel servizio prepagato Wind. Porti i tuoi amici in Wind. Gratis per entrambi 2 giga. Chiami il 4080. Per ricaricare il suo credito, digiti 1. Ragazzi, funziona veramente bene, però c'è un appunto da fare. Se non si ha la scheda al suo interno, quando si è connessi in Bluetooth non sarà possibile rispondere alle telefonate. Quindi
funzionerà la telefunzione telefono esclusivamente con la SIM inserita. Questo è un appunto che ho connesso l'orologio in Bluetooth a uno speaker Bluetooth. Chiamiamo in causa il nostro bel Xiaomi in versione Mi Rabbit. Ingrandiamo l'inquadratura, lo mettiamo qui. L'ho connesso come se fosse lui un telefono, perché effettivamente è un telefono. Facciamo partire anche un video. Hey guys, what is up? My name is Lucci. We are playing Black Ops 3 with Seth, and this is. E possiamo vedere come. Let's get right into it. I haven't really played this game, so this is my first time, and I don't know what to do. So Seth will be telling me a little bit about how to play it. Just a little. Quindi ragazzi, funziona anche con dispositivi Bluetooth. Se volete attaccare delle cuffiette Bluetooth, mettete la vostra bella SIM, ci scaricate la musica dal cloud o via Bluetooth, tutta la musica che volete sul vostro. Ecco l'applicazione, ve la faccio vedere proprio al volo. È un'applicazione abbastanza scarna, ragazzi. Non è un WiiWare, si concedono i permessi, funziona benino, certe volte torno indietro, mi richiede di dare l'accesso ai permessi, un po' laggosa, però vi permetterà di filtrare le notifiche, abbastanza proprio semplice, di filtrare le notifiche e permette allo smartwatch di connettersi, interfacciarsi con il Bluetooth. Ragazzi, il telefono funziona bene, l'orologio come orologio funziona bene, le watch faces sono carine, non ho provato ad aggiungerne altre, per quelle che ci sono sono abbastanza belle, anche questa potete vedere qualche cosina di più sobrio. Criticità ce ne sono, ragazzi, è un MediaTek 6580, quindi sapete che non è un fulmine di guerra, anche se su questo orologio va decisamente benino. La batteria è un punto critico, se lo tenete collegato in wifi e ci giocate arriverete difficilmente all'ora di cena. Se lo usate come Bluetooth, ragazzi, o magari spegnete il wifi, qua il satellite quando non vi serve, tranquillamente si chiude una giornata, si carica con 3 ore. Io lo carico sempre da spento, che fa prima, lo spengo, lo metto a caricare sulla sua basetta magnetica e che lampeggerà. Quando il lampeggio sarà fisso vuol dire che il dispositivo è carico. Ragazzi, io devo ringraziare Modoson Technology per l'invio, come sempre, di questi orologi particolari, di questi bei terminalini, un orologio che funziona bene, fluido. Mi ci sono trovato decisamente bene, lo consiglio a chi è amante di questi prodotti, a chi vuole lasciare a casa lo smartwatch, avere uno smartwatch di riserva o semplicemente usarlo per leggere tutte le notifiche. Ragazzi, in Bluetooth senza scheda dentro non si può telefonare o rispondere ad SMS, ma solamente leggere le notifiche. Io vi saluto, vi ringrazio per seguirmi su Facebook, sulla pagina YouTube, canale YouTube con tante notizie. Vi aspetto come sempre, ciao!